Il 14 febbraio, festa di San Valentino, Papa Francesco ha incontrato i fidanzati. I fidanzati che si preparano al matrimonio. La piazza San Pietro era stracolma di ragazzi e ragazze e il Papa ha detto loro che è possibile l'amore ed un amore che duri per sempre. Ascoltiamo. È importante chiedersi se è possibile amarsi per sempre. Questa è una domanda che dobbiamo farla. È possibile amarsi per sempre? Oggi tante persone hanno paura di fare scelte definitive e questa mentalità porta tanti che si preparano al matrimonio a dire stiamo insieme mentre dura l'amore. E poi, tanti saluti e ci vediamo. E finisce così il matrimonio. Cosa è? Solo un sentimento? Uno stato psicofisico? Certo, se è questo, non si può costituirci sopra qualcosa di solido. Ma se invece l'amore è una relazione, allora è una realtà che cresce e possiamo anche dire a modo di esempio che si costruisce come una casa. Cari fidanzati, voi vi state preparando a crescere insieme, a costruire questa casa per vivere insieme per sempre. Non volete fondarla sulla sabbia dei sentimenti che vanno e vengono, ma sulla roccia dell'amore vero, l'amore che viene da Dio. Per favore, non dobbiamo lasciarci vincere della cultura del provvisorio. Questa cultura non va. Dunque, come si cura questa paura del per sempre? Si cura giorno per giorno, affidandosi al Signore Gesù in una vita che diventa un cammino spirituale quotidiano. Stare insieme e sapersi amare per sempre è la sfida degli sposi cristiani. Mi viene in mente il miracolo della moltiplicazione dei pani. Anche per voi il Signore può moltiplicare il vostro amore e donarvelo fresco e buono ogni giorno. Chiedete a Gesù di moltiplicare il vostro amore. Nella preghiera del Padre nostro noi diciamo dacci oggi il nostro pane quotidiano. Gli sposi possono imparare a pregare anche così. Signore, dacci oggi il nostro amore quotidiano, perché l'amore quotidiano delle spose è il pane, il vero pane dell'anima, quello che li sostiene per andare avanti.